qui questa sera a presentare questo film che è stato inserito nella nostra sezione After Hours dedicata al cinema di genere ma non solo, perché per un motivo principale, per tanti motivi in realtà, ma vorrei partire da un motivo. Questo è un film che nasce in maniera del tutto indipendente da quelle che sono le abituali logiche produttive del cinema italiano. Sostanzialmente mi sembra di capire che sia una produzione totalmente indipendente. Francesco, correggimi se sbaglio. No, non ti sbaglio. E ciò nonostante ha un livello qualitativo, ci ha colpito moltissimo quando l'abbiamo visto, perché dalla regia all'interpretazione degli attori, la scrittura e tutti gli elementi che fanno un film sono assolutamente di grandissimo livello. Quindi grazie prima di tutto per essere qui con noi e per averci portato questo film. Il film che state per vedere è difficile definirlo all'interno di un contesto tradizionale di genere, perché c'è una storia familiare, un dramma familiare molto, molto forte, ci sono elementi legati al thriller, ci sono delle venature che a noi hanno ricordato casualmente, forse perché abbiamo avuto ospite come guest director Pupi Avati, appunto l'Or Padano del primissimo Pupi Avati. Voi siete partiti da un fatto di cronaca per realizzare questo film. Sì. Ci volete raccontare qualcosa? Si tratta di un fatto di cronaca nera che ha scosso la nostra città qualche anno fa e attirato subito la mia attenzione per le modalità dell'omicidio, per le condizioni in cui la famiglia coinvolta, quindi ho cominciato a farmi queste domande: come è possibile che a qualche minuto dal centro storico, dai ristoranti, dai negozi, possa esistere una realtà come questa? E le domande si sono moltiplicate, io a molte non sono riuscito a dare una risposta, e questa è una delle ragioni per cui ho girato questo film, per cercare di darmi delle risposte. Luca, appunto la storia è quella di un omicidio avvenuto all'interno di un nucleo familiare e voi tornate indietro nel tempo e appunto andate a scavarne le origini. Quanto, diciamo, avete lavorato in fase di scrittura sul punto, il dato reale concreto, non solo la cronaca ma proprio la ricostruzione anche ideale di un fatto concreto, e quanto invece avete voluto lavorare con tutto quel terreno di fantasia che permette la scrittura cinematografica? No, guarda, siamo partiti sicuramente dal fatto di cronaca, siamo partiti da quello che sapevamo più o meno essere successo, però dai giornali, non avevamo una fonte diretta, nonostante fosse proprio geograficamente lì da noi, quindi lo sentivamo vicino a casa. Abbiamo provato la provincia di Modena, che forse non l'abbiamo detto. Esatto, di Modena. Francesco ha provato un paio di volte, secondo me, ad avvicinarsi alla casa, se non ricordo male, ed è stato accolto, non mi ricordo se da Spari o da, insomma, dei falconieri, qualche tipo di creatura è stata scagliata verso di lui. E quindi da un certo punto in avanti siamo resi conto che in realtà la cosa forse più sensata, perlomeno è stata per noi, era quella di seguire soprattutto un ragionamento più creativo da un certo punto in poi, perché in realtà non c'è modo di fare giustizia arguabilmente a una cosa che non conosciamo abbastanza bene, della quale non possiamo veramente andare a fondo, e quindi parlare invece di una tragedia in particolare, parlare di un insieme di tragedie che accade invece in un contesto comune, che le è comune, che le dà un contesto più ampio. Non so se ho risposto alla domanda, ma è una via di mezzo, mettiamola così, cioè c'è un elemento senz'altro cinematografico, narrativo, perché non è un documentario, ma parte da un'esigenza, una realtà, un disagio reale. Invece, Francesco, quali sono state le ossessioni tue, personali, da regista, da comune essere umano, che hai voluto inserire? Anche ci sono degli elementi vagamente, perversamente disturbanti in questo film costellano, no? Una storia che altrimenti poteva essere più cruda, più realistica, ma anche meno angosciante, no? Che cosa ci hai messo di tuo dentro? No, a me piacciono molto le storie in cui il male non viene rappresentato in una maniera rigida, separatamente dal bene, in cui non si capisce bene dove inizia l'uno e finisce l'altro. E le storie che mi prendono di più, ed è quello che ho provato a fare con L'ultima notte, sono quelle che riescono a spostare un po' la tua percezione del mondo, anche di poco, e a farti magari medesimare, come nel caso di Franco, il protagonista dell'ultima notte, con
personaggi borderline, psicopatici, assassini. Questa, se non vado errato, è la tua opera terza. Sì, diciamo che seconda. La prima proprio è stato un lavoro giovanile. La prima mescolava un po' il linguaggio del cinema documentario, qua sono approdato con l'ultima notte proprio un po' di fiction. Per quanto possa essere appunto difficile realizzare oggi in Italia un film in maniera totalmente indipendente come avete fatto voi, avete già una prospettiva per il futuro, qualcosa su cui state lavorando? Sì, ci sono tanti progetti. L'unica cosa che non ci mancano sono le idee. Che non mi sembra poco, insomma, considerati i tempi che quello c'è. Tutto il resto ogni volta bisogna vedere, si vedrà. Io c'è il mio gruppo, sono sempre stato abituato però a fare, perché uno può scegliere in una situazione produttiva come la nostra. O scrivere e sperare che il tuo film possa interessare qualcuno, magari aspettare degli anni e non farlo mai, oppure fare con quello che hai intorno. Ecco, io scrivo solo quello che è producibile, quindi in questo caso avevamo una location tra attori e una storia come questa e l'abbiamo girato cercando di ottenere la più alta qualità possibile, che è difficile comunque, però speriamo di aver fatto quello. Comunque volevo ringraziare voi, i selezionatori Torino Film Festival, perché ha sicuramente avuto la sensibilità e il coraggio di scegliere e dare spazio a un film piccolissimo come il nostro. Noi siamo contenti, noi, di avervi qui come nostri ospiti. Insomma, come ti hai appena detto, sul fare mi sembra una bellissima lezione per buona parte dei nostri registi e aspiranti registi in Italia. Non so se volete voi salutare, citare gli altri membri del vostro gruppo che sono qui in sala con noi. Beh, c'è Giuseppe Seppe, che è l'interprete, uno dei personaggi principali, Franco, poi c'è Cristina Bernardi, che è la nostra organizzatrice generale. Paolo Martini, uno dei nostri produttori. Bene, grazie Francesco, grazie Luca, grazie a tutti gli altri, grazie a voi per essere qui con noi, appunto. Buona visione. Buona visione.